Dopo 9 Gran Premi corsi in questa stagione 2024, e quindi 9 sprint e 9 gare lunghe, Marc Márquez è ancora secco di vittorie. Una situazione quasi impensabile a inizio anno, dal momento che le aspettative intorno all'8 volte campione del mondo, equipaggiato con la moto migliore della griglia, erano alle stelle. Com'è stato possibile quindi che a questo punto del campionato Marc non abbia ancora vinto una gara? Ne parliamo nel video di oggi. Ragazzi, prima di parlare del fenomeno Marc Márquez, devo parlarvi di un altro fenomeno, quello della protezione dei vostri dati su internet, ovvero NordVPN. Nord ormai lo conoscete, si tratta dello strumento numero uno al mondo che vi permette in un colpo solo di navigare in maniera del tutto sicura su internet e di accedere a contenuti esclusivi di altri paesi con un semplice click. Siamo in estate, ovviamente Nord sa che vi piace viaggiare e che potreste avere il bisogno di rimanere connessi anche fuori casa ed è per questo che si è inventato Sailee. Che cos'è Sailee? È un'app eSIM internazionale dedicata proprio ai viaggiatori perché funziona in 150 paesi ed evita costi di roaming inaspettati. Praticamente stando all'estero non avrete più bisogno di usare la vostra SIM, vi basterà scaricare l'app di Sailee, impostare i giga che volete utilizzate e sarete ready to go ovunque vogliate. Quindi se volete provare Nord questo è il momento giusto per farlo, perché passando dal nostro link che trovate in descrizione, nordvpn.com/cascorosso, potrete approfittare di un prezzo esclusivo più altri 4 mesi extra e soprattutto avere giga bonus su Sailee in base a quale abbonamento di Nord attiverete. E non dimenticatevi che non rischiate nulla perché Nord vi offre anche la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Quindi grazie mille Nord per il supporto e adesso parliamo di Márquez. 12 ottobre 2023. La notizia che era nell'aria da settimane diventa ufficialmente realtà. Marc Márquez lascerà Honda Repsol nel 2024 per approdare in Ducati nel team Gresini. Fra gli appassionati di tutto il mondo non si parla d'altro, perché con questa mossa Márquez avrà finalmente a disposizione un mezzo competitivo, dopo i difficili anni post infortunio con Honda, e che gli permetterà senz'altro di tornare ad essere protagonista in MotoGP. I test di Valencia di fine anno ci consegnano un Marc rinato, veloce fin da subito e soprattutto sorridente come non lo si vedeva da tempo. È diventato celebre il ghigno dopo la prima uscita in assoluto con Ducati, un segno premonitore, secondo alcuni, sul fatto che non ce ne sarebbe stato per nessuno nel 2024. Márquez avrebbe dominato, rifilando 2 secondi al giro a tutti quanti. Si arriva quindi al Gran Premio del Qatar, il primo della stagione, e Marc è effettivamente molto più competitivo rispetto a quando era in Honda, ma non abbastanza per poter impensierire Bagnaia e Martin. Finisce quinto nella sprint e quarto in gara. Ci sta, debuttare così con una nuova moto in una pista non particolarmente amica è comunque un ottimo risultato. Si passa quindi a Portimão, dove chiude al secondo posto nella sprint, complice anche un lungo di Bagnaia, e poi in gara cade a causa di un contatto, sempre con Bagnaia, mentre stava lottando per il quinto posto. Il primo vero test per Marc arriva però ad Austin, una delle sue roccaforti in cui è in grado di fare una differenza mostruosa rispetto agli altri. Peccato però che la vera differenza la faccia Vignales, che gli rifila 2 secondi abbondanti nella sprint, relegandolo di nuovo al secondo posto, e poi vince anche la gara di domenica dopo una rimonta furiosa. Marc invece cade a causa di un problema al freno anteriore e rimedia un altro 0. Avrebbe potuto lottare con Vignales per la vittoria? Probabilmente no, ma non lo sapremo mai con certezza. La cosa certa però è che con il Gran Premio di Jerez l'adattamento alla Ducati per Marc è terminato. Il 93 si è sentito subito competitivo fin dalle prime battute del GP spagnolo e conferma queste sensazioni siglando la prima pole position in sella a Ducati. Marc ha un ottimo passo, è il favorito numero uno per la vittoria, ma ancora una volta le cose non vanno per il verso giusto. Al sabato nella sprint scivola mentre era in testa regalando la vittoria a Martin, mentre la domenica perde il duello per la vittoria contro Bagnaia negli ultimi giri. È il segno che i tempi stanno cambiando. Una volta vedere un Marc così in palla equivaleva a una garanzia di vittoria, mentre a Jerez Bagnaia l'ha letteralmente illuso di poter vincere, facendosi riprendere e poi stampandogli in faccia il giro veloce della gara. Dopo la delusione del GP spagnolo, Marc parte male a Le Mans, qualificandosi in 13ª posizione. La competitività però ce l'ha e in entrambe le gare riesce a rimontare fino al secondo posto. Emblematica la gara di domenica, in cui riesce a superare Bagnaia all'ultimo giro, arrivando a 0,5 secondo da Martin. Ormai Márquez sembra pronto, la velocità d'altronde c'è, manca soltanto l'ultimo tassello.
e il circuito di Catalunya, il suo Gran Premio di casa, sembra il teatro ideale per sbloccare la prima vittoria, ma ancora una volta fa un disastro in qualifica chiudendo 14esimo. Ci sarà di nuovo da fare gli straordinari. Nella sprint è autore di un'altra grande rimonta e chiude secondo, con Pecco che si stende nell'ultimo giro, mentre la domenica riesce comunque a salire sul podio con un'altra rimonta, ma chiude a una distanza siderale dai primi due. Sono quasi 9 secondi da Martin e 10 abbondanti da Bagnaia. La testa però va subito al Gran Premio che si corre la settimana successiva al Mugello, ma la musica non cambia. Anche con una qualifica decisamente migliore, per lui è impossibile colmare il distacco da Bagnaia nella sprint. E la situazione poi peggiora la domenica, dove arriva dietro a Bagnaia, Bastianini e Martin. Dopo il GP italiano però viene data l'ufficialità del passaggio di Marc Márquez in Ducati Lenovo per il 2025. A detta di Dall'Igna, il suo adattamento alla nuova moto è stato eccezionale, tanto da averlo preferito a Martin che comanda la classifica e ha già vinto 2 gare e 3 sprint in 7 appuntamenti. Ad Assen quindi tutti gli occhi sono puntati su Márquez, ma ancora una volta le attese vengono deluse. Partito settimo, commette un errore nella sprint e cade, mentre nella gara lunga deve combattere tutto il tempo contro una pressione degli pneumatici che tende all'irregolarità. A fine corsa riesce comunque a chiudere quarto, ma subisce la penalità per aver sfiorato i limiti di pressione e scala così al decimo posto. Poco male, potremmo dire. D'altra parte la prossima gara si terrà al Sachsenring, il terreno da caccia preferito di Márquez, dove quindi con ogni probabilità riuscirà a togliersi finalmente questo sfizio di salire sul gradino più alto del podio con una Ducati. E invece, ancora una volta, le cose per lui si complicano fin dal venerdì. Problemi alla moto appena sceso in pista, high side bruttissimo che lo obbliga a chiudere anticipatamente le prove libere e che lo costringerà a partire dalla Q1, e come se non bastasse Stefan Bradl che si mette in mezzo all'ultimo giro lanciato facendolo finire 13esimo in griglia. Questa però è la sua pista e se è stato in grado di rimontare Alemania e Catalunya ci si aspetta che possa farlo anche e soprattutto qui, magari vincendo pure, ma non succede. Chiude la sprint al 6° posto con un ritardo di 6 secondi abbondanti da Martin e poi in gara riesce sì a salire sul podio, ma chiudendo a quasi 4 secondi da Bagnaia. Alla pausa estiva, la classifica recita 222 punti per Bagnaia, 212 per Martin e 166 per Márquez. Una fotografia fedele di quanto visto in pista finora. Si tratta dei tre piloti più in forma e nonostante fra i primi due e Márquez non ci sia una distanza esagerata, alla lunga stanno dimostrando di essere una spanna sopra e stanno accumulando sempre più vantaggio in classifica. In quasi tutte le gare o Bagnaia o Martin o entrambi gli sono arrivati davanti e quando non è successo Márquez è stato o beffato da qualcun altro, vedi Vinales, oppure ha sbagliato. Resta il fatto che dopo 9 Gran Premi Marc non ha ancora ottenuto una singola vittoria e quindi è lecito chiedersi, sta deludendo le aspettative? Per me dipende. Se andiamo a fare un piccolo confronto con gli altri piloti che hanno debuttato nel team Gresini in anni recenti, Márquez sta facendo decisamente meglio del Digi e del fratello Alex, anche se proprio quest'ultimo al 9° Gran Premio corso vinceva la sua prima sprint. Nel confronto con Bastianini invece le cose si complicano. Limitandoci ai numeri della domenica, dal momento che nel 2022 non erano ancora presenti le sprint, Marc ed Enea hanno quasi gli stessi punti dopo 9 GP, più 14 a favore dello spagnolo, ma Bastianini ha 3 gare vinte contro lo 0 spaccato di Márquez. E stiamo parlando di un pilota che era soltanto al suo secondo anno in MotoGP, non certo un pluricampione del mondo, e che ha vinto queste 3 gare nelle prime 7 disputate, ad essere onesti. Oppure prendiamo il caso di Bezzecchi. Anche lui alla sua seconda stagione in MotoGP, con la moto dell'anno prima, ha fatto numeri molto simili a quelli di Márquez quest'anno, con la differenza però che dopo 9 Gran Premi disputati aveva già vinto 2 gare e una sprint. Quindi se parliamo di un adattamento incredibile riferendoci a quello di Márquez, per Bastianini e Bezzecchi dovremmo usare toni ancora più entusiastici, no? Certo, qualcuno di voi potrebbe sottolineare come in entrambi i loro casi si trattava di piloti con già un anno di esperienza su Ducati, ma volete dirmi che basta quello per fare una differenza così grande nei confronti di un 8 volte campione del mondo come Marc? Oppure potreste mettere in mezzo l'argomento preferito da tutti ultimamente, ovvero la tanto decantata differenza tra GP23 e GP24. Intendiamoci, la differenza c'è, è normale che ci sia, come c'è ogni anno tra la moto nuova e la moto vecchia. Ma pensare che fra le due possa esistere una differenza così grande da giustificare il fatto che Marc non sia a livello di Bagnaia e Martin, o che comunque sia solo quella la discriminante fra loro,
è quanto di più superficiale, sbagliato e scorretto che si possa fare. Primo, perché fra gli stessi piloti dotati di GP24 ci sono grandi differenze di prestazioni. E secondo, perché Martin e soprattutto Bagnaia sono anni che stanno facendo la differenza, e anche una differenza importante, qualunque mezzo guidino. Soprattutto Pecco dal 2022 è un pilota significativamente più competitivo degli altri ducatisti. Il suo valore è indiscusso, perciò che sia con la moto vecchia, con quella nuova, non fa differenza per lui. Ad oggi, come guida la Ducati lui non c'è nessuno, e se Marquez fosse dotato di GP24 non riuscirebbe a replicare le sue prestazioni. Questo sminuisce forse quello che sta facendo ora Marquez? Assolutamente no, questo deve essere chiaro. Le prestazioni di Mark non sono qualcosa di scontato o garantito, è giusto fargli complimenti per quello che sta facendo, ma d'altronde parliamo di Mark Marquez, 8 volte campione del mondo, pilota più vincente degli ultimi 15 anni. Il suo nome e la sua fama lo precedono qualunque cosa faccia, perciò quello che sta facendo ora è il minimo sindacale che ci aspettavamo da lui. Non nascondiamoci dietro un dito, prima del suo debutto con Ducati erano in tanti ad affermare che Marquez avrebbe sbaragliato la concorrenza, anche persone dell'ambiente erano sicure che avrebbe fatto una differenza enorme rispetto agli altri. I pochi come noi che invece predicavano calma e che vedevano un Marquez tornato al top ma un gradino sotto a Pecco e Martin sono stati additati come haters. Invece eccoci qua, con la situazione che avevamo previsto l'anno scorso e che quindi non ci fa parlare di delusione, ma di un Marquez in linea con le aspettative. Sì, certo, forse una vittoria ce la saremmo aspettata, ma complessivamente è questo il Marquez che ci immaginavamo. Se invece siete fra quelli che se lo aspettavano in cima alla classifica fin da subito e che avrebbe sbaragliato la concorrenza senza se e senza ma, allora non potete che essere delusi. Certo, a meno che non tirate in mezzo il braccio, la GP23, Tardozzi e qualunque altra scusa per non dover ammettere che oggi, nel 2024, Marc Marquez non è più il pilota più forte in griglia. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se secondo voi Marquez ha deluso oppure no. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Casco Rosso. Ciao!